si sono avviati allo stadio a piedi, rispettando le indicazioni della vigilia. Il pellegrinaggio è cominciato già alle 15 e dalle 17.30 la Recchi si presentava, come state vedendo, con le due curve quasi totalmente piene. Allo stadio l'attesa era enorme, bandiere, sciarpe e naturalmente bagarini. Una tribuna a tanti è costata 500.000. Alle 18.35 arriva l'Ungheria, eccolo, la gente applaude, in fondo questi magiari sono stati simpatici. Ma tanti non entrano ancora nello stadio, aspettano l'arrivo dell'Italia e dalle 19 gli azzurri giungono allo stadio Arechi, accolti da un applauso e da un entusiasmo incredibile. Si suonano i piatti, si fa festa. La gente è contenta che l'Italia sia a Salerno, è contenta di essere salernitana. Poi arrivano i VIP, il ministro Conte, Casarin, Anconetani, Matarrese e tanti, tanti altri. La tribuna d'onore si riempie, qualcuno azzarda pronostici, tutti positivi. 2-0 per l'Italia, Vialli e Mancini. Sottoscrivo. Sottoscrivo, 100%. Delia, come finisce questa partita? Ma vince l'Italia, è normale, no? Un pronostico, azzardiamo? Ma 2-0. Con gol? Qui è un po' difficile rispondere, comunque io penso che Vialli segnerà, qualche altro non lo so. La Rai si prepara, mobilita i suoi mezzi tecnici, anche se poi sfora l'inizio della partita. Il collegamento, infatti, avviene a cose già iniziate. Sono le 19.30, meglio andarsi a sedere, altrimenti si rischia di restare in piedi. Italia-Ungheria comincia. Impagabili, hanno sbalordito noi che pure li conosciamo ed hanno meravigliato l'Italia intera. Al lavoro dalle 6 di ieri mattina fino alle 11.30 di ieri sera, elogi da tutti, da Matarrese a Vicini, a Vialli, a Donadoni, elogi, complimenti. Ma ciò che più conta è emozioni, queste hanno saputo regalare all'Italia, alla squadra, al pubblico che seguiva in TV, i tifosi di Salerno. Ed è la soddisfazione più bella, forse, ed ogni altra parola sarebbe superflua. E quindi è alle immagini ed al sonoro che lasciamo il commento. Così Salerno ha amato la nazionale. Thank you.
nell'universo azzurro c'è solo una stella, la quarta.